Sono Fabrizio Annano, sono direttore di questo giornale online, Il Dialogo di Monza, che è fra gli organizzatori e promotori di questa mostra. Il Dialogo di Monza è un giornale sperimentale che tenta di proporre delle buone notizie e di mettere il positivo in prima pagina. Per noi avere Giovanna e Stefania come fotografe, perché non solo hanno firmato queste foto, ma tantissime altre foto del nostro giornale, che è un giornale scritto e firmato da volontari. Ecco, quindi è la passione che ci conduce, governa e ci guida verso questo, ad alimentare e a continuare questo progetto. E con lo stesso spirito che abbiamo fatto queste, che hanno fatto queste fotografie, hanno organizzato questa mostra. Abbiamo coinvolto il comune di Lissone, che ringraziamo, oggi c'è il sindaco con noi, Concettina. Allora, grazie e benvenuti qui in questo spazio del comune di Lissone, della città di Lissone, che ospita questa bellissima mostra fotografica. Il titolo è Il lavoro che resiste. E mi sembra che il primo maggio dire che il lavoro resiste, mettere l'accento sul lavoro è forse doveroso il primo maggio, però penso che voi l'abbiate messo da tempo, perché queste foto ci vuole tempo per farle e ci vuole andare a cercare queste persone che lavorano ancora. Viene fuori un'attenzione a un lavoro manuale incredibile, una passione, un creare. Dei luoghi di neanche tanto grandi, no? Molto forse angusti, degli angoli, per cui dei luoghi un po' ritagliati, no? Dove però si sviluppa questa grande cultura della trasformazione del legno, questa cultura della manifattura, questa cultura che è espressione di un territorio, che è la nostra storia, che ci racconta da dove veniamo e quello che eravamo e forse un pochino adesso ancora siamo. Per cui devo dire che questa mostra in questo giorno ci sta benissimo nella città di Lissone, che ancora si barcamena tra, e non ha ancora capito forse deve, questo è il compito, la sfida più importante, deve capire dove vuole andare, che cosa deve salvare, che cosa portare in questo cambiamento. Abbiamo appunto una grande passione per il legno, una grande capacità, una grande eccellenza che è rimasta però di pochi, resiste. Per cui questa mostra ci parla anche di questo, ci racconta la nostra storia, da dove siamo partiti, da cosa ancora resiste, da cosa siamo stati capaci, ci parla di una cultura che deve essere sicuramente recuperata. Grazie, grazie Concettina. E continuiamo questo nostro momento di inaugurazione della mostra. Intanto fa piacere che abbiamo varie generazioni qua fra il pubblico presente, oltre che qualche capello bianco vediamo anche diversi giovani, il fatto trovo che sia molto importante. Abbiamo con noi Giovanni Barzaghi, presidente di Confartigianato, che è l'altro ente che ha partecipato e sostiene questa mostra. È per noi un onore la tua presenza, e se vuoi così darci qualche stimolo e qualche suggerimento, qualche tua impressione. Buonasera a tutti, grazie per aver permesso a una città come Lissone, a tutto l'artigianato, ma non solo l'artigianato, a chi ha la continuità, perché resistere è vero, ma si resiste perché c'è una continuità, una tradizione, una verità delle nostre mani, delle nostre botteghe, che non finirà mai. Ma abbiamo visto l'importanza del tramandare questi mestieri, che qui sono espressi, io ho visto, ho avuto pochi momenti, poi vedremo, mi congratulo per questi mestieri, ma in alcune immagini è stato proprio fissato il momento della luce, del perché questo lavoro deve continuare, perché è un mestiere unico, un mestiere che viene dall'interno, un mestiere che non può non tramandare, cioè nessuno può avere un'eredità se non ha questi momenti. Abbiamo mestieri veri che esistono, ma guardate, questi mestieri esistono, ma non solo resistono, esistono perché sono richiesti ancora. Ricordate che la manualità è la presenza del pensiero, della persona,
cioè chi lavora con le proprie mani esprime se stesso, esprime quello che ha dentro. Ringrazio chi ha fatto questa mostra, chi ha fotografato e soprattutto questi momenti di luce, per ricordare a tutti noi che la tradizione del lavoro artigiano continuerà sempre e la nostra volontà nell'accompagnare tutti i giovani che vorranno venire da noi e nelle nostre botteghe ci sarà sempre. Grazie a tutti voi. Grazie Giovanni, grazie Giovanni Barzaghi, soprattutto per questa tua definizione, queste foto sono dei momenti di luce. E allora, accendiamo proprio la luce su queste fotografie, Giovanna e Stefania, che sono, ripeto, hanno firmato loro, hanno fatto loro, hanno scoperto loro questi artigiani, il materassaio, il panettiere, e che noi ringraziamo tutti. All'inizio, all'entrata, c'è l'elenco di tutti i nomi e cognomi degli artigiani che hanno aderito, che ringraziamo ulteriormente. Intanto chiedo a Enzo, che è il nostro artista del dialogo, insomma, oltre che redattore, di proviamo a spiegare un po' questi momenti di luce, così come li definiva Giovanni. Vabbè, allora, è una mostra di fotografie. In realtà io ve lo leggo negli occhi. Quando si parla di mostre di fotografie, parliamoci chiaro, si trova qualcosa di meglio, dai, siamo obiettivi. Cioè, guardate le fotografie, insomma, uno si aspetta ormai virtuosismi fotografici con i telefonini, queste cose. Qui così non c'è un aforisma, qui c'è un romanzo. Qui così c'è una storia che è durata quanto? Un paio d'anni? Tre anni, c'è la volontà per tre anni di cercare dei luoghi, entrare, chiedere permesso, incontrare delle persone, e secondo me questa è una bella avventura. L'ultima cosa, poi vi lascio, è non sottovalutate una cosa, che le foto non sono firmate, non sono state nessun altro. Quindi la ditta San Galli Monguzzi non firma le foto, e non datelo per scontato, non saprete mai di chi è di una e di chi è dell'altra. Resta. Chi frequenta le mostre sa che prima c'è il nome e poi dopo c'è l'opera. Qui così non si sa. Le foto sono molto belle, le avete viste. Chiederei però adesso a loro due, così smetto io, almeno qualcuno di voi, di spiegare un po', perché l'hanno fatto proprio tutto loro, il tipo di esposizione e il motivo per il quale avete esposto in questo modo. No, come diceva giustamente Enzo, abbiamo voluto dare a queste foto formare proprio un racconto. Non ci piaceva dividere i vari lavori, perché qui esposti ci sono 15 progetti, sono 15 lavori differenti, sono 15 botteghe, e quindi non ci piaceva dividerli e fare un lavoro statico di 15 immagini diverse. Quindi abbiamo voluto che questo fosse proprio un percorso, un dialogo tra i lavori. Infatti poi voi, se, nel momento in cui guarderete le foto, potrete notare che ci sono elementi che possono stare in un luogo come in un altro. Per esempio troverete elementi come la macchina da cucire, che è banale magari vederla dal materassaio perché deve cucire la fodera del materasso, ma la trovate anche dal calzolaio che ripara le scarpe. Piuttosto che le mani in pasta bianche di farina le trovate dal fornaio, dal panettiere, ma le vedete anche dalla gipsoteca, che è un posto bellissimo, stranissimo, che quando noi l'abbiamo trovato veramente siamo rimaste estasiate da questo posto, e ci sono questi artigiani con le mani dentro nel gesso che preparano i calchi delle varie statue, degli vari oggetti. Vi lancio una sfida anche. C'è un oggetto che è una semplice lametta da barba, che la troverete sicuramente dal barbiere, nelle foto del barbiere, ma la usa anche un artigiano. Vediamo se poi durante il percorso delle foto riuscite a capire. C'è un premio. Però è una cosa molto particolare, perché veramente c'è questo artigiano che la usa giorni per fare una determinata cosa che è veramente inusuale, una semplicissima lametta da barba. Mi sembra che abbia spiegato tutto Giovanna. Sì. Cosa? Soffermatevi a guardare le foto. Sì, perché abbiamo trovato veramente degli ambienti molto particolari, ma anche
In questi ambienti l'uso delle macchine è veramente minimo, si utilizzano proprio questi attrezzi molto semplici, dei nomi un po' strani, tipo la raspa, la sgorbia, la tenaglia, e li troviamo sia dal falegname che anche in altri laboratori, magari miniaturizzati, per esempio il violino, che produce proprio il violino, aveva questi attrezzi uguali a quelli dal falegname, ma in versione ridotta, quindi...